Per quale motivo non carichi i video? Sei inattivo? Vuoi abbandonare YouTube? In questo periodo di quarantena non hai scuse, dovresti fare video. Beh, in realtà sto lavorando veramente a tantissimi progetti. Ed ecco a voi, il progetto a cui sto lavorando da più tempo in assoluto. Dopo un anno di lavoro, in compagnia di Darkshulker, siamo lieti di presentarvi in esclusiva assoluta una farm veramente fantastica. La farm finale. Come promesso nel video di Surry, sì, siamo riusciti a realizzare questa farm che permette di one-shottare l'Ender Dragon completamente automatica. Questa è la farm finale, un progetto di Darkshulker e Bisunto. Con un duplicatore di TNT a slime block che genera ben 520 TNT. Sfruttando un duplicatore di TNT compatto che ci ha mostrato XCOM. Una conveyor belt molto veloce a 20 blocchi al secondo che permettono di convogliare tutte le TNT in un unico punto. Un sistema di contenimento delle frecce per rendere la farm AFK. I cristalli verranno piazzati dal giocatore AFK da sotto la bedrock. E quando il quarto cristallo verrà piazzato, il generatore di cobblestone lo rivelerà e farà partire tutta la farm. Una freccia viene espulsa dal sistema, allineata sulle due assi e posizionata precisamente nel punto dell'esplosione. Il duplicatore di TNT viene attivato e le 520 TNT esplodono vicino alla freccia. Il drago viene one-shottato al punto di respawn e l'esperienza droppata viene raccolta in un unico canale d'acqua e portata verso il punto da FK del player. L'endstone rigenerata sotto il portale viene distrutta dalla TNT e raccolta. Dei Wither Cage sicuri sono utilizzati per distruggere e ottenere l'ossidiana dei pilastri rigenerati. Un ciclo di respawn e killing completato in poco più di 55 secondi, con un'efficienza di 2000 endstone per ora, 700 ossidiane per ogni Wither Cage, utilizzando solo 260 cristalli dell'end. A breve il video spiegazione sul canale di Darkshulker.